Incubo frane ai colli, siamo a Pescara, stop alle concessioni edilizie, chiedono i cittadini che stanno per costituire un comitato per chiedere un piano di monitoraggio del territorio. E poi la bomba idrogeologica, incubo frane ai colli, via di sotto come un fiume. Quando piove, davvero via di sotto assomiglia più a un fiume che a una strada e c'è naturalmente il timore che tanta acqua possa portare frane e conseguenti crolli. Come dire, la politica non deve essere una frana e Maurizio Cervo di Rifondazione Comunista lancia sulle frane l'allarme. Visto che l'Italia è il paese del dopo e vista la tragedia di Messina, cosa nota è che il nostro paese ha forte dissesto idrogeologico. Troppe persone a Giampilieri Superiore sono morte soffocate. Sotto un'acqua torrenziale la montagna ha cominciato a sbriciolarsi. Un torrente di fango e detriti ha travolto palazzini, attività, famiglie e sogni di interi paesi. Dunque a Cervo solleva la preoccupazione che, nonostante la variante al PR approvata dalla precedente amministrazione di Pescara, la quale vincola il comune a desonerare dalla cementificazione zone a rischio, il contenzioso attuale da parte di alcuni costruttori potrebbe consentire la realizzazione di edifici in zone prima esentate. Beh, succede che Pescara è uno dei rari posti dove, grazie alla battaglia che ha fatto Rifondazione all'epoca, le aree a pericolosità alta sono diventate inedificabili. Adesso si parla di manomettere la variante al piano regolatore, noi riteniamo che sarebbe un delitto contro la città, anche perché non ci sono ricorsi che tengano. Le scelte di fondo della variante per estendere il verde pubblico, salvaguardare le aree agricole e vietare e paesaggistiche di valore e vietare l'edificazione nelle zone a pericolosità alta ha vinto in sede di Consiglio di Stato. Ci sono invece delle cose, dei segnali preoccupanti per quanto riguarda due aree di pregio della città come Villa Basile e Via Terra Vergine a Colle Pineta, perché i costruttori hanno vinto delle cause che non sono legate alla variante al PRG ma a precedenti provvedimenti delle vecchie amministrazioni. Quando si parla di compensazione volumetrica, noi riteniamo che non si possa fare sulle aree destinate a verde, ma al limite possa essere fatta in aree che sono già edificate ed edificabili. E poi la bomba idrogeologica, incubo frane ai colli, via di sotto come un fiume. Quando piove, davvero via di sotto assomiglia più a un fiume che a una strada. Stop alle concessioni edilizie, chiedono i cittadini.